che se no non ti prendete. Fatte le foto? No. Siamo di nuovo qui ad Auschwitz-Birkenau per il viaggio della memoria, tradizionale viaggio che facciamo con gli studenti romani, viaggio nel quale appunto si viene a visitare una dei luoghi dell'orrore del Novecento e veniamo con i testimoni, con i sopravvissuti che ogni volta riaprono le loro ferite per noi e in qualche modo ci aiutano probabilmente a capire meglio, a sentire l'orrore di questi luoghi. Tra l'altro da 2 anni abbiamo voluto aggiungere un'altra tappa che è quella di Amburgo, dove si è consumata un'ulteriore tragedia ai danni di 20 bambini e quindi continuiamo questo percorso, doloroso percorso della memoria, però per formare degli adulti più consapevoli. Oggi non commento gli scambi che abbiamo sulle finanze pubbliche con il governo italiano. C'è stato uno scambio di lettere, non nello stesso spirito, diciamo, nello stesso clima e neanche con gli stessi ragionamenti rispetto all'anno scorso. Questa volta non abbiamo pensato di respingere il bilancio italiano. Abbiamo chiesto precisazioni, abbiamo continuato con questi scambi, le decisioni che prenderemo verranno rese note nelle nostre comunicazioni verso il 20 novembre, quando sarò ancora qua con il vicepresidente Dombrovskis per rispondere più in precisione, però posso dire no, non ci sono due pesi e due misure, assolutamente no, e non si può raffrontare il dibattito di bilancio di quest'anno, che è serio, che rappresenta e manifesta anche diversità d'approccio rispetto allo scontro di un anno fa, che era assolutamente di malauspicio per le relazioni con l'Italia, questo paese che amiamo così tanto, e l'Europa in generale e la zona euro in particolare. Qui stiamo cercando degli aggiustamenti, degli adeguamenti e delle spiegazioni che possono permettere di prendere una tale o tale altra decisione che non sarà, ripeto, un respingimento del bilancio italiano e non sarà neanche l'apertura di una procedura ora. Mia terza visita in Cina, la seconda ovviamente all'Import Expo. Per noi è molto importante questo evento perché sarà l'occasione per mandare avanti una serie di punti che continuiamo ad implementare con la Cina per il nostro export. C'è un accordo importante sul riso che è in via di definizione, ce n'è un altro sulla carne bovina su cui abbiamo chiesto un'accelerazione. E ci sono delle importanti aziende che vogliono investire qui e che hanno ancora delle difficoltà con le certificazioni, con le barriere non tariffarie, e sia col ministro degli esteri oggi che domani col ministro del commercio accelereremo alcuni processi che devono essere al centro dei nostri rapporti, perché lo sanno tutti, l'ho detto anche a loro, noi la Belt and Road Initiative l'abbiamo firmata e abbiamo aderito a quell'importante MOU per implementare delle occasioni per le nostre aziende di portare qui in Cina il Made in Italy. Ci sono tante nuove opportunità e ci sono aziende che in pianta stabile qui contribuiscono allo sviluppo industriale di questo importante paese, di questa importante economia mondiale, come quella in cui siamo oggi. Quindi dal punto di vista delle conoscenze, delle tecnologie, delle cose ben fatte, l'Italia ha tanto Made in Italy da portare nel mondo, che non sono solo prodotti, ma sono tante idee, tanti progetti, e questi progetti oggi viaggiano su un canale preferenziale che abbiamo potuto creare grazie all'MOU sulla Via della Seta. E per quanto riguarda in generale le tensioni economiche internazionali che riguardano i dazi tra Stati Uniti e Cina, noi auspichiamo che il prima possibile ci possa essere un accordo, perché l'accordo serve ad abbassare le tensioni. L'Italia è un paese esportatore, ha 40 miliardi di Made in Italy nel mondo, può ambire a crescere ancora di più, ma le tensioni commerciali tra i paesi europei e gli Stati Uniti, tra gli Stati Uniti e la Cina, non aiutano il mercato internazionale, non aiutano le nostre imprese. È molto importante per noi l'export perché si produce in Italia, si crea in Italia, si lavora in Italia e si vende nel mondo.